Bentornato, altra puntata, puntata 39 di Puliti Dentro, Biker Fuori. Stasera parleremo dell'Honda RN01. Sapevi che l'Honda è stata in DH? Ammetto di no. Ammetti di no, brava, onesta. E poi finiremo la puntata con Che Biker Sei? 8 nostri stereotipi del biker medio. Via la puntata. E la puntata inizia con una storia molto romantica. Valentina si è allontanata perché questo è affare da maschi. Questa è la storia del team ufficiale Honda. Per chi non lo sapesse, Honda si era buttata a capofitto anche nel mondo della Downy. Stiamo parlando dei primi anni 2000, con un esemplare, una bici unica ed una tecnologia che molti si sognavano. Infatti trovavamo un cambio integrato, steli rovesciati e ammortizzatore Showa. Provate a immaginare una bici del genere nei primi anni del 2000, potete percepire che appeal potesse avere verso il pubblico. Era considerato veramente il massimo da ogni tipo di rider, una linea moderna e una tecnologia avanti anni luce. Un pacchetto che potrebbe tranquillamente entrare in commercio adesso e non sfigurare davanti a grandissimi marchi. Il nome, la Honda RN01 G-Cross, è stata prodotta in pochissimi esemplari destinati al team ufficiale G-Cross Honda e a un team satellite giapponese. Non è mai arrivato alla commercializzazione. Rumor dicono che non sia stato un progetto nativo Honda, ma il telaio e l'idea del gearbox, che ne parleremo dopo, arrivarono da un ingegnere giapponese che ha poi venduto l'intero progetto ad HRC. All'inizio del progetto si era previsto il montaggio con forcella Kayaba e ammo Hollis, poi sostituiti in toto da sospensioni Showa. La struttura era in carbonio, ma poi nella sua versione ufficiale si è passato ad un telaio in alluminio usando piccole parti di carbonio solo in varie zone della bici o appunto nella forcella Showa. Honda e la sua RN01 hanno scritto una grande pagina nella storia del Downhill. La bici era effettivamente tecnologicamente superiore a tutte le altre, almeno come idea progetto. Poi lato pratico però bisognava dimostrarlo sui campi gara. L'approccio alla gara del team era molto professionale, cozzava un po' con l'ambiente che c'era all'epoca. Non si erano ancora pronti con la professionalità di Honda, ma c'era un po' un clima un po' più alla buona, un po' più scialatrale, un po' più bella zio. Honda custodiva gelosamente le sue bici all'interno del gazebo e cercava di nascondere tutti i suoi segreti da giornalisti e da sguardi indiscreti, anche per evitare che i loro prodotti fossero replicati in altri modelli dell'epoca. Honda portò uno spirito professionale anche nella scelta degli atleti e in collaborazione con il DS Martin Whitley puntò forte su di un solo pilota. Il solo pilota era Greg Minard, che fin dal primo anno del progetto ha fatto parte della rosa ufficiale del team. Questo perché? Perché Honda credeva che avere un atleta fisso fosse molto utile per sviluppare bene il progetto e per avere dei feedback importanti. Mentre sul giovane ci furono varie scelte durante le annate. Il primo anno toccò a Cyril Kurz, terzo ai mondiali junior l'anno prima, il quale però restò nel team solo per un'annata. L'anno successivo, 2005, arrivò il finlandese Matti Leikkonen, che restò fino alla fine del progetto del team. Infatti nel 2007, ultimo anno, il giovane sembravano finalmente averlo trovato e rispondeva al nome di Brendan Fairclough. Ma questo non servì a far cambiare idea al colosso giapponese Honda, che a fine 2007 ufficializzò lo scioglimento del team con all'attivo un titolo Norba, una Coppa del Mondo e due successi nella classifica dei team sempre in Coppa del Mondo. Altre squadre avrebbero messo la firma per un simile palmarès, ma considerando gli investimenti che Honda fece in questo progetto e che dopo vedremo nel dettaglio, si sarebbero aspettati molto di più. Come ad esempio una vittoria al mondiale che non arrivò mai, infatti Greg Minard la sfiorò ben due volte con due secondi posti e un terzo posto. Ma nella bici, a differenza della moto, conta molto il pilota e quindi anche a fronte di un progetto veramente innovativo i risultati furono forse un pelino sottotono. Peccato non avere dei dati geometrici nel dettaglio, infatti le uniche cifre reperibili sono riferite all'interasse dei 1155 cm, un'altezza da terra molto bassa, 294 mm e un peso dichiarato in oltre 17,5 kg. Queste sono le uniche cifre reperibili, visto che Honda ha tenuto tutto segreto nel corso degli anni e i pochi esemplari che erano stati prodotti non sono stati venduti. Ma forse l'aspetto più innovativo delle bici Honda era il sistema di cambio, sistema denominato Gearbox,
L'interno del cambio era stato fatto in collaborazione con Suntour e Shimano. La caratteristica che balzava all'occhio era la possibilità di poter cambiare rapporto senza pedalare, visto che la ruota libera era posizionata all'interno della scatola cambio. In sostanza, un sistema classico ma racchiuso in una scatola per evitare agenti esterni come il fango oppure le classiche rotture, pensiamo al forcellino o al cambio stesso. Il pacco pignoni all'interno di questo sistema scatolato gearbox era a 7 velocità. Essendo tutto racchiuso in un solo punto, c'era una migliore gestione dei pesi, una linea catena che rimaneva fissa e che portava quindi dei vantaggi anche sul funzionamento della sospensione stessa. Pensiamo che problemi c'erano all'epoca di funzionamento della sospensione in base al tiraggio catena. Adesso sono stati risolti grazie a sistemi monocorona, ma già con la doppia, con la tripla c'erano di questi problemi. In fase di cambiata, la corona si spostava sull'asse del movimento centrale, quindi la linea catena rimaneva sempre perfetta. Si diceva che il sistema venisse smontato a fine di ogni gara per evitare dei spy shot o dei veri e propri furti. Quindi, dopo 4 anni di onorato servizio, Honda abbandonò la Downey, lasciando l'amaro in bocca a molti appassionati del settore, finì un po' questa storia romantica che vide un colosso mondiale approcciare la Downey con uno spirito molto diverso dall'epoca. Honda non ha mai dichiarato il reale motivo dell'abbandono del mondo Downey, ma sembra essere il ritorno economico basso del progetto non sufficiente a giustificare tutti gli investimenti fatti. La DH di Honda sarebbe dovuta entrare naturalmente in vendita, quindi in produzione, dopo aver sondato il mercato Downey. Ma Honda fece passo indietro dopo aver constatato che la DH era un mondo di nicchia, bella scoperta, e avrebbe tirato i remi in barca. Stiamo parlando di un progetto che, a detta di Mike Van Zyl, meccanico di Greg Minard, valeva solo $20.000 di installazione della forcella Showa in carbonio e $30.000 per l'involucro del cambio. Quindi dei costi assurdi per il mondo Downhill, ma questa avventura è comunque servita a Honda per farsi una base per eventuali progetti motociclistici futuri. Infatti Honda aveva dichiarato che il progetto era mirato ad acquisire competenze da riportare successivamente anche in campo motociclistico per progetti trial o cross leggeri. Di questo ne abbiamo la certezza con l'uscita del telaio della Honda CFR 250. Come potete vedere dalla foto, un telaio molto somigliante al modello DH di Honda. Anche a livello sospensioni, Honda dichiarò che il progetto Downhill fu molto utile per capire e migliorare le sospensioni anche in ambito motocross. Qui in descrizione vi lascio il link per poter leggere più approfonditamente questa storia. Troverete un link a un PDF dove viene spiegato il sistema Gearbox. Spero che questa storia ti sia piaciuta, una storia romantica visto i tanti investimenti di Honda in un mondo che forse non era pronto per tutta questa innovazione. Continuiamo con la puntata. Eccoci, adesso toccherà al prossimo servizio in cui 365 prova un po' a esporre quelli che secondo noi almeno sono i principali esemplari di biker che non possono e non devono mancare nei gruppi. E tu, Davide, dici che biker sei? Che biker sono? Io sono un biker, presente quei biker che girano grosso, quei controcazzi che quando un ragazzo li vede passare, hai capito un po'? Facciamo servizio. Numero 1, l'organizzatore, il promoter dei giri del sabato. Passa tutta settimana a studiare percorsi su Map e Google Map. Le uscite in settimana sono sempre in solitaria per scoprire in gran segreto nuovi trail da proporre con vanto all'uscita del sabato. Pedalatina, asfalto, casa, stufa. Sì. Oggi bici zero, zero voglia. Troppo freddo. Ecco che arriva Davide. Speriamo Ciao non abbia in Davide. mente chissà quali giri. Ciao ragazzi. Ehi! Ciao bella, pronti per fare il giro di oggi? Beh, pensavamo un girettino in zona e poi casa al caldo. Oggi lambiremo le mura romane, andremo quasi a toccare la neve, sentieri alpini, ma fino a 1800 metri non dovremo trovarla. Sentieri tosti al punto giusto, adatti al vostro livello di riding. Andiamo. Meno male che era un girettino easy, eh. Ma tu mi segui? Andiamo. Numero 2, il ritardatario. All'uscita del sabato non manca mai. Un iconeo non è mai in orario. Allo scoccare dell'ora di ritrovo deve essere chiamato ogni volta per sapere a che punto è, dove si trova, se ce la fa. Tutti sperano che dica di no, ma alla fine, con scuse inventate, riesce sempre a farsi aspettare per la non gioia del gruppo. Ma Davide ha intenzione di arrivare o? Cosa vuoi che ti dica? Fra un po' viene buio. Oh, mai una volta che arrivasse in orario.
a sentire che fine ha adesso fatto. Lo chiamo. Oh, ma ti muovi Davide? No Luca, forse non ci siamo capiti, cioè ho ritardato, avevo la bici in riserva, poi mi sono un attimo perso a ascoltare i dischi dei freni, facevano una bella melodia. Per non parlare del piede, cioè mi si è addormentato il piede, sto cercando ancora adesso di svegliarlo. Cioè, io ritroverò a luna e sono le 3:30, dobbiamo ancora aspettarlo. Oh Davide, sempre così. Comunque 5 minuti e qua si va senza Davide. La prossima guarda, volta questo è il suo messaggio. È qua in zona, dentro. Eccolo che arriva. Ci sono ragazzi, scusate. Soliti 5 minuti, Numero 3, l'ottimista. Quando si va a girare in posti nuovi o si decide di provare qualcosa di diverso, è sempre pronto a dire di sì. Ad ogni bivio preferisce l'ignoto e immancabilmente si ritrova in trail chiusi, brutti, che prevede spinta della bici per tornare. Per forza di cose è un amante del portage, per la non gioia del gruppo. Spiegami perché ogni volta mi fido di te e ti seguo in sentieri mai fatti. Luca, guarda che roba. Ti garantisco che non c'era settimana scorsa. Ma come non c'era? Il forte austriaco della seconda guerra mondiale, ma sei fuori. A parte che è facilmente bypassabile in doppia corda, Luca. Io ci rimetto. Hai portato la corda? No. Ce l'ho io. Numero 4, il professionista. Il maniaco di tabelle di allenamento, studio dei dati e calcolo dei tempi. In salita non smette di snocciolare dati del suo Garmin, altimetria, dislivello, chilometri, watt. In discesa calcola il tempo impiegato e naturalmente Strava deve essere premium. A fine giro birra? Assurdo! Solo sali minerali e barrette energetiche, con delle giuste proporzioni tra carboidrati e proteine. Numero 5, il mammone. Il suo cavallo di battaglia è: ragazzi, oggi massimo alle 12 devo essere a casa. Alla domenica è bello andare in bici con il gruppo, ma arrivare tardi al pranzo è uno smacco troppo grande. Con i suoi tempi ristretti condiziona l'uscita di tutto il gruppo. No, io vado a casa. Come vai a casa? Sono le 12 e quindi? Mi aspetta pranzo della nonna. 40 anni e ancora vai a mangiare dalla nonna? Dalla nonna, può essere anche la mamma. Cioè non so, ma se non mangi le verdurine ti ritirano la bici? Ma no, però... Dai, andiamo, no, andiamo! No. Da questo? Sì, ma questo qua. Se scivolo? E dopo ti metterà il cerottino la mamma, dai, oh! Andiamo, dai, su! Dai. Ma io vado a casa, vorrei mettere un paio di alette di pollo. Numero 6, lo sprovveduto. Le uscite con lui sono sempre un rischio. Manutenzione alla bici? Mai eseguite. Olio la catena e regolazione cambio? Non pervenute. Nello zaino tiene solo il telefono. In caso di foratura, elemosina, camere d'aria, vermicelli, pompetta come nulla fosse. E in caso di prestito... Al momento del terzo tempo è sempre senza soldi. E anche qui in caso di prestito... Numero 7, il VIP. Il bello del gruppo, abbigliamento ultimo grido, GoPro sempre accesa anche di giorno e foto ad ogni pausa. Andar forte non è una sua priorità. Al bar a fine giro, prima regola, postare le immagini, sottotitoli improponibili degni dei migliori video della Red Bull o di Chiara Ferragni. Se serve è a disposizione per consigli su abbinamento colori e componentistiche bici, senza saperne il reale vantaggio, ma fa molto cool. Numero 8, il prudente. La sicurezza viene prima di tutto. Un'uscita in mountain bike rappresenta sempre un pericolo. Esce solo se ha casco integrale, ginocchiera, parastinchi, gomitiere e paraschiena. Nello zaino trovi un'officina bonsai e non può mancare un kit pronto soccorso. All'inizio di ogni discesa parte la vestizione con tutte le protezioni, neanche fosse un inventario della Decathlon. I giri con lui portano le attese prima di ogni discesa infinite. Pronto Davide? Wow! Cosa sta radice? Adesso è tutto un sali e scendi, molto cross countristico, tutto rilanci, sei pronto? Sì, beh, io la pettorina ce l'ho, hai delle ginocchiere? Ma ce l'hai già indosso? Ma le metto sopra. Sì, ma devi essere libero per rilanciare, per scattare, pronto? Ma io metto il casco. L'integrale? Sì. Ma che muori dal caldo? Ma no. Sicurezza sempre, neck brace allacciato anche di giorno. Ma guarda te con chi giro. Rieccoci in studio. E voi che biker siete? Se volete potete scrivercelo nei commenti e niente, direi che la puntata è finita.
Davide, saluta tutti. Ciao ragazzi, alla prossima puntata.